Una giornata che parte dal Comitato dei Genitori, che ha voluto trasformare il dolore, la disgrazia, quello che è avvenuto, in uno sguardo verso il futuro, questo lottare per il futuro, con l'idea che il divertimento deve essere un diritto per i giovani da poter fare in piena sicurezza. E lo sguardo sul futuro è proprio quel lavoro, anche molto concreto, di raccordo fra istituzioni, categorie, gli esercenti, i genitori stessi, la scuola, cioè il mondo della cultura, cioè tanti soggetti che si mettono in moto per dare il loro contributo a costruire questo futuro più sicuro. Abbiamo subito accolto la proposta, sosteniamo questa giornata, riteniamo che il valore di questa giornata sia un valore che supera i confini della regione e del territorio, sia il valore almeno nazionale, e lo facciamo anche con un altro gesto concreto, che è quello di aver messo in moto un corso di formazione per tutte le figure professionali che stanno attorno alla sicurezza nel pubblico spettacolo. Darà la possibilità a oltre 2.000 persone di aggiornarsi, di formarsi, di fare di questa sicurezza in alcuni casi un lavoro nella propria vita, ma soprattutto di restituire ai giovani che si divertono spazi seguiti con la dovuta professionalità e attenzione. È il nostro mattoncino dentro questo percorso, ognuno sta portando il suo, l'8 diventerà una bella giornata, non una tantum, ma dentro un progetto che guarda al futuro, con la possibilità giustamente di essere replicate nel tempo e diventare un punto di riferimento per la sicurezza dei giovani e il divertimento.